Allora, l'associazione Borderlands Sicilia nasce nel 2008 e nasce nell'occasione del primo anniversario del naufragio di Vendicari del 2007. In quel naufragio persero la vita 17 ragazzi e appunto l'associazione nasce proprio da questo intento di portare avanti questo lavoro di memoria attiva del presente e dall'altro di appunto monitorando tutto quello che quelle che sono le dinamiche sull'immigrazione in Sicilia. Allora abbiamo creato un monitoraggio e un blog, ormai in tre lingue, italiano, tedesco e inglese. Con tanti volontari facciamo report sulla situazione, ma vogliamo far vedere la situazione proprio vera nei centri e come vengono trattati i migranti arrivati qua. Nell'ambito di questo monitoraggio, le attività, tra virgolette, collaterali sono diverse, c'è cioè quella di advocacy, quella di consulenza e assistenza legale, per garantire che ogni singolo immigrato che arriva in Italia e che passa dalla Sicilia possa avere una piena, concreta e reale garanzia dello Stato di diritto. Borderline Sicilia si è occupata di dare assistenza innanzitutto logistica a questa delegazione di familiari dei tunisini, dei 2.500 tunisini dispersi, giovanissimi, che erano partiti a partire da febbraio, quindi 2011, con delle imbarcazioni di fortuna verso, quindi nel Mediterraneo, verso l'Italia, in particolare le coste siciliane, e dei quali si erano perse completamente le tracce una volta arrivati in Italia. Abbiamo contribuito appunto la trasferta di questa delegazione di familiari dalla Sicilia a Roma, contattando altre associazioni che già si erano interessate anche al caso in Nord Italia e in Centro Italia e che hanno collaborato con i familiari dispersi, dei tunisini dispersi che si trovano qui in Italia, a organizzare manifestazioni e incontri con il Dipartimento del Ministero degli Interni, delle Migrazioni e anche con l'ambasciatore tunisino a Roma. Recente vicenda della delegazione dei giovani, delle famiglie dei giovani scomparsi ne è appunto la chiara prova, no, tipo del lavoro della Borderline. In quanto la Borderline prima monitorava da un anno, da quando per la prima volta le famiglie hanno denunciato questa cosa nell'aprile del 2011, fino ad ora appunto la Borderline ha sempre monitorato questa vicenda e ha anche aiutato materialmente i vari attivisti che erano appunto attivi nella ricerca di questi giovani scomparsi. Noi dobbiamo essere d'accordo su qual è il ruolo delle associazioni. Borderlines è un'associazione che ha i suoi banchi dati, poi ci sono le ricerche, poi ci sono i punti che sono più urgenti di essere affrontati. Le associazioni sono un ponte fra il problema dell'immigrato, chi ha bisogno, e l'autorità. Per questo le associazioni che lavorano a base di questi sono associazioni che lavorano a base di ricerche fatte sul terreno, poi vengano portati in una maniera che l'opinione pubblica le conosca e poi l'altra fase, obbligare, se la parola è giusta, chi hanno l'autorità di dare importanza a queste pratiche. Non ci basta stare dietro un computer per difendere chi ha bisogno, dobbiamo anche scendere sul terreno per difendere, perché dobbiamo dire a queste persone che ci siamo e che siamo accanto a voi. Negli ultimi anni la Sicilia è diventata appunto una terra di frontiera, un posto di arrivo, ma è anche un posto poi in cui le persone per un certo periodo di tempo vengono trattenute perché ci sono centri di detenzione, ci sono CARA, quindi centri per richiedenti asilo, ci sono le comunità per minori. E quindi ci è sembrato molto importante riuscire a seguire in questi anni tutto quello che accade dal momento dell'arrivo ai migranti fino a poi quello che è poi il loro percorso, anche
rispetto ai lavoratori stagionali che si spostano in Sicilia per, appunto, durante i periodi della raccolta, e monitorare appunto quello che accade, anche le varie violazioni di diritti fondamentali. E pensiamo appunto che farlo in Sicilia in questo momento sia molto importante.